Vicky, penso avete fatto vedere tutto di che stoffa eravate e avete conquistato questi playoff meritatamente. Wow, sì, sono veramente contenta, sono veramente orgogliosa della squadra. Queste partite, l'ultimo sprazzo della stagione, e queste partite ha dimostrato di che pasta è fatta, e ho sempre avuto fiducia in questo gruppo, sapevo che prima o poi sarebbe uscito. Forse ero una delle poche che ci credeva, però oggi sono veramente orgogliosa e contenta perché questo gruppo se l'è meritato. Una partita perfetta quella di questa sera, anzi a un certo punto si poteva fare qualche gol in più e soffrire meno nel finale. Sì, siamo riusciti a segnare anche in power play, quindi è già un successo quello. Comunque no, anche a Friburgo abbiamo giocato una partita perfetta, in queste due partite non abbiamo sbagliato assolutamente niente. Un portiere veramente eccezionale. Sì, noi abbiamo la fortuna di avere due portieri di alto livello e Koskinen chiaramente l'abbiamo preso anche per questo e ci sta dando ragione, è un muro e averlo è sicuramente è meglio averlo in squadra che non contro. Bravo Gianni Nazzi, comunque da quando ha preso in mano la squadra è cresciuto anche lui con la squadra e soprattutto nell'ultimo scorcio di campionato, delle ultime partite, le ultime 10 partite, 12 partite, si è cominciato a vedere il volto che vuole lui nel Lugano. Sì, assolutamente, Gianni ha dato carattere a questa squadra, ha dato la sua impronta e questa sera in queste ultime partite si è visto anche il suo stile di gioco, come vuole che giochino i ragazzi. E penso che la prima cosa che Gianna chiede alla squadra sia di dare il cuore e tutto quanto, quindi penso che hanno risposto alla grande. Stasera l'ha dato il cuore e tutto e si è riconquistato anche il pubblico, abbiamo visto una restega, una corner arena assolutamente fantastica. Sì, ci è mancata questa atmosfera e questa corner arena così piena tutta la stagione, ci è mancata tanto. Capisco perché i tifosi del Lugano sono anche tifosi dal palato fine, vogliono vedere un buon occhio, cose che noi non a inizio stagione, per quasi tutta la stagione non abbiamo saputo dimostrare, non abbiamo saputo giocare, e adesso sono venuti tantissimi e sono felice per loro che finalmente hanno potuto vedere una bellissima partita. Adesso Ginevra sì, è una bella trasfertina, ma fa niente, va bene uguale, noi siamo pronti, penso che siamo un po' una mina vagante adesso e non abbiamo niente da perdere, noi andiamo per la nostra strada. Anche perché ci ricorda 5 anni fa quando uscirono diversi giocatori infortunati, quest'anno